non ci sta deve. trovando le solite reazioni. Adesso prende questo bel diretto sinistro, diciamo, sta prendendo qualche colpa, adesso rimane un po'. Infatti, Rimane un po' sui colpi, diciamo, cerca di aiutarsi con una trattenuta. Il signor Marogna, a proposito, parlavamo di arbitri con stelle Aiba, sì. di grandi palcoscenici, ne abbiamo un esempio. Il signor Marogna, sicuramente uno degli arbitri italiani, senza nulla togliere agli altri, ne parliamo perché è sul ring di grande prestigio. Sì, grande, poi in campo internazionale, cioè non sono tantissimi anni che frequenta Sì, e che sale sul che sale sul ring, ring in che campo sale sul ring e che da internazionale, che bordo bravo. ring giudica. Giudica anche nel mondo professionistico, gli è Esattamente, successo. sì. È stato anche arbitro giudice unico. Ultimamente l'abbiamo seguito in Sicilia. Vedete, molto attento quando c'è da rilevare, diciamo, l'inesattezza, per non dire il fallo. Intanto continua Braimaia a Ah, sì, tenere le a redini, come dicevi tu. Parte sicuramente Magri sta soffrendo questo tipo sì, di perché pugilato. non Francesco riesce. Magri, sì, non riesce Non riesce a a dare la propria impostazione. Ecco. inquadrare. Finisce anche questo secondo round. Braimai che mette colpi No, e ma sta. Magri che non Non trova, trova diciamo, la la reazione giusta. reazione. Di Lo affronto sai con che il i talenti terzo colpo. gestirli, ma bisogna, a parte che bisogna capirli, ma è molto difficile nelle cose, perché mantenere un po' sempre la stessa qualità, le stesse cose, è difficile. Giustamente, perché effettivamente il grande talento va gestito. Sì, tutti i talenti vengono gestiti. Non è che si dicono si fa meno fatica a fargli fare le cose, ma è difficile poi in tanti altri motivi. Terzo round, vedi, quando giustamente si ricorda, diciamo, delle sue qualità, Magri ha fatto queste belle azioni, però diciamo non c'è quella continuità, è un po' Certo. discontinuo, Maurizio, non so se sei Sì, d'accordo. infatti per lui magari ecco, partecipare a questi campionati è come se fosse una cosa nuova, no? E quando poi prima invece Ecco, era vedi, è abituato. rimasto un po' fermo e Braimai ha messo questo bel gancio destro. Nonostante, diciamo, una massa muscolare, diciamo, apparentemente meno Sì, visiva ma infatti. rispetto a quella di Magri, Braimai da vicino ha fegato da vendere, ha coraggio da vendere, mette questi colpi. Con un fisico che ha Magri, io spaccherei il mondo. Dovrebbe, ripeto, ma Dirlo, così diamogli, proprio. sì, diciamo una bella struttura, però diamo tempo di ritrovare quella carburazione, diciamo, che aveva una volta, perché lo abbiamo detto che in effetti non puoi permetterti di ritrovare subito i grandi livelli, i tuoi No, livelli no, abituali. no, certo. Già è secondo me un grande successo aver riportato un talento come Magri all'attività, diciamo, continua, ha vinto i campionati regionali, poi adesso si è presentato qui a questi campionati. Poi è passato. Sì, diciamo, proprio per i suoi trascorsi, Poi diciamo, è se diventato testa secondo di serie numero numero due. due Diciamo, adesso Magri ha messo questo bel gancio destro, adesso va vuoto con lo stesso colpo.
il pugile toscano Blai Mai sicuramente ha gestito meglio queste tre riprese. Finisce il round, bello l'abbraccio. Probabilmente in questa terza ripresa Magri forse ha approfittato un po' della stanchezza, ha ritrovato i suoi colpi. Forse questa ripresa se l'è aggiudicata, almeno per quanto mi riguarda, poi vedremo il punteggio Magri, però nelle prime due riprese sicuramente Brai Mai ha fatto diciamo, qualche cosina in più. Aspettiamo il verdetto. Eccolo qua, pronto. Sì, ecco, vediamo il tabellone. Prima ripresa per Brai Mai, seconda ripresa per Brai Mai, terza ripresa invece per Magri. Non è bastato, diciamo, l'esploit finale del terzo round. Magri esce di scena, però bentornato possiamo.